Bentornati o benvenuti a Sonic Colors Ultimate, questa remaster di Sonic Colors che è uscito ormai più di 10 anni fa, quindi era giunto il momento di rifare un qualcosina di nuovo ed eccoci qua appunto su PS4 con questa riedizione in HD, Super HD, Full HD, come lo volete chiamare. Quindi io direi di non perdere tempo e di cominciare per vedere anche cosa hanno aggiunto di nuovo in questo gioco e cercheremo di fare qualcosina di speciale, ecco. Facciamo una nuova partita. Pronto, Sonic, mi ricevi? Sarò il tuo navigatore. Tu pensa a correre, al resto penso io. Fantastico il doppiaggio in italiano, finalmente. E si comincia con Tropical Resort, atto 1. Ecco, forse l'unica cosa che non mi piace di questa remaster sono i caricamenti che sono un po' lunghi nella versione PS4 base. Però, oh, ci accontentiamo così per il momento. Tra l'altro, come vedete, ho già la personalizzazione del film di Sonic, quindi il turbo e il, cioè il boost e l'aspetto di Sonic sono quelli simili al film. E sembra veramente fantastico. Come sapete, questo è uno dei miei livelli preferiti. Anche se è molto semplice, comunque, lo sapete. E mi piace il fatto che abbiano aggiunto l'homing attack perfetto, che ci permette di recuperare un po' di turbo. Infatti siamo già al massimo. Cosa che può esserci utile più in là. Lascerò un po' parlare Tails quando capita, perché è veramente figo sentire in italiano questo gioco, dato che non lo è mai stato. Ringrosso. Per chi ha già visto la serie di Sonic Colors normale sarà un pochino leggermente un déjà vu, perché comunque sono abituato a fare livelli in una certa maniera, ma cercheremo di cambiare un po' quando possibile, quando insomma ce ne sarà. Aumentano la tua velocità. I ring scatto arcobaleno danno anche un bonus. Dicevo, quando ce ne sarà necessità, ecco. Tails mi ha interrotto. Ok, prendiamo il centro e via! È incredibile! Forse qui va leggermente più lento della versione originale, ma magari è soltanto un'impressione. Nel frattempo comunque abbiamo finito il livello. Non mi aspetto di prendere S perché questo è comunque Sonic Colors. Quindi vuol dire che senza gli Wisp si può fare molto molto poco. Strano che non ci sia la canzone. Comunque, senza gli Wisp è quasi impossibile fare S. Non impossibile del tutto, però è altamente improbabile. Quindi recupereremo S più avanti quando libereremo tutti gli Wisp. Nel frattempo cominciamo l'atto 2 e andiamo. Tra l'altro non ho parlato dei remix che ci sono adesso, che sono diversi da quelli originali. E la gente è stata un po' divisa sui remix, perché dicono che sono inferiori a quelli originali. E io sono completamente d'accordo, onestamente. Tuttavia, c'era bisogno di questi remix, secondo me. Perché nell'originale c'erano soltanto 3 melodie per mondo e venivano ripetute per i 6 atti. Quindi veniva ripetuto 2 volte l'atto 1, 2 volte l'atto 2, 2 volte l'atto 3. Invece stavolta ogni atto ha una canzone diversa, il che mi sembra una gran figata. Qui non possiamo fare niente se non proseguire. Quanto adoro la musica di Tropical Resort, madonna santa. Non ce la faccio a non canticchiarla. Sto cercando di resistere il più possibile per non dar fastidio. Nel frattempo, meno male che mi sono tenuto il turbo, così almeno abbiamo spazzato via tutti. Prendiamo la nostra, il nostro anello rosso e finiamo il livello.
Dovrebbe essere B? Sì. Va bene, va bene. Per il momento stiamo rispettando quello che abbiamo fatto anche nell'altro gameplay. Un tail save che ci fa comodo. Benvenuti all'incredibile Luna Park interstellare di Eggman, dove potrete visitare 5 pianeti al prezzo di uno. Quanto gli piace sentirsi parlare, ma devo proprio ammetterlo. Questo posto è fantastico. Tutti vorranno venire in questo posto. Senza dubbio. Ma noi invece che cosa ci facciamo qui? Questo posto sembra del tutto innocuo. Perché Eggman più Luna Park costruito di nascosto uguale piano diabolico da sventare. Per fortuna non è bravo a tenere nascoste le cose. Già, è difficile non vedere un Luna Park gigante che fluttua nello spazio circondato da pianeti. Ma un piano diabolico? Non saprei. Wow! Piano o non piano, bisogna dire che il panorama di questo posto è mozzafiato. Ridefinisce il concetto di bellezza. Solo mi sorprende la facilità con cui siamo entrati. A me non è sembrato poi così facile. Ciao bella gente, tenetevi forte mentre l'ascensore spaziale ultra accelerato di Eggman vi proietta in una meravigliosa terra di divertimento interplanetario. Non riesco a credere che qualcuno abbia dimenticato le chiavi qui dentro. È come se Eggman ci stesse stendendo un tappeto rosso. Accidenti, questo coso ha un'accelerazione davvero incredibile. Per te questo è veloce. Ha voluto costruire questo parco dei divertimenti spinto dal profondo rimorso per il mio passato da fuorilegge. Non si tratta assolutamente di un piano malvagio o di una qualche losca cospirazione. Oh, che sollievo. Anche solo a ripensarci mi gira la testa e mi viene da... Venite qui, piccoli alieni! Il tuo chip vocale è bloccato su Cowboy. Smettila di parlare e pensa agli alieni. Forza, piccoli alieni! Tornate qui! Prendo! Ehi! Qui! Vi faccio vedere io! Ehi! Mi prendo! Non so che cosa stia succedendo, ma so che cosa sto per fare! Eh? Ehi! Che sta succedendo? Eh? Wow! È bellissimo vedere finalmente queste cazzine in italiano. Tra l'altro, forse non so se condividete questa cosa, ma di recente, negli ultimi anni, quando esce un nuovo gioco di Sonic, sono più emozionato per il doppiaggio in italiano che per il gioco in sé. Comunque, andiamo indietro e adesso... Questo lo voglio sentire. Ricca di panorami mozzafiato da ammirare dalla gigantesca ruota panoramica. Offerte incredibili al centro commerciale e il rischio costante di lesioni personali. Prossima fermata. Perfetto, andiamo alla personalizzazione di Sonic, così vi faccio vedere un po' come funziona. Che è la vera aggiunta di questo gioco. E cioè qui, andare qua e sbloccare queste cose customizzabili, che sono molto estetiche, non fanno niente, non aggiungono niente a livello di caratteristiche principali del personaggio, ma sono soltanto cose visive, estetiche. Come ho detto, io ho messo l'aura del film di Sonic, che è quell'elettricità che si vedono gli aculei, e poi il turbo del film di Sonic, che è blu invece di essere colorato come quello di Colors. Renderà un pochino più diversa l'esperienza di gioco su via. Per il resto si possono sbloccare tutti con i gettoni di parco che si trovano nei livelli principali. Un'aggiunta nuova che però ci sta, dai. Soprattutto per i malati del collezionismo, dei collezionabili, ecco. Non che sia una cosa negativa, anzi. Prossima fermata, il satellite delle opzioni. Offre una serie di impostazioni da personalizzare per rendere più piacevole la vostra visita, se vi sentite egocentrici. Bene, possiamo ritornare a Tropical Resort.
Era giusto per far sentire questi annunci di Eggman che passano sempre in sordina quando si gioca a Colors, mentre questa volta abbiamo l'opportunità di capirli. E passiamo al lato 3. Ci vuole il suo tempo. Fighissimo Sonic così però. E si passa dalla strada superiore come al solito. Olè. Devo essere sincero, il drift lo sento un pochino meno performante, però ripeto, possono essere solo sensazioni, perché è da un po' che non gioco a Colors. Ma cosa ho fatto? Vabbè, non importa, abbiamo forse perso un pochino di bonus colore, però amen. Andiamo avanti. Perfetto. Hop, hop, hop. Sì, voglio i miei anellini. Almeno un pochino, dai. E poi si va. Lo sapete che voglio passare dalla strada superiore. Ma stavolta utilizziamo il laser subito. Attenzione a non cadere. Ed ecco il nuovo anello da 100 che ci permette di avere per un pochino di tempo l'invincibilità, giusto qualche secondo, e può essere utile in alcuni frangenti. Qui cambiamo il percorso rispetto alla volta scorsa e cerchiamo di andare nella strada superiore per prenderci un altro ring rosso. Un altro, il primo forse. Non so se ne recupero altri qui. Non mi ricordo. Ma penso di no. Vabbè, comunque è una strada nuova che non abbiamo fatto la scorsa volta. Perfetto, e si va verso la fine, sì. Solo uno, non fa niente. Quindi il punteggio non sarà altissimo. Però mi sono preso un A lo stesso, non me l'aspettavo. Bene, 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 bene. Molto positiva come cosa. Un tail save. E va bene, possiamo andare avanti. Cercherò sempre comunque di fare così e di cercare nuove strade ogni tanto, ecco. Abbiamo liberato questo Wisp nei mondi di gioco e adesso possiamo proseguire. Andiamo all'atto 4. Eccoci qua nel livello. Se non ricordo male, questo è quello il peggiore di tutti, giusto? No. No, è quello più corto però. Ce lo possiamo finire in frettissima. Anche perché hanno corretto quel bug che ci permetteva di andare al piano di sotto e recuperare un ring stella rossa in più. Quindi possiamo anche evitare di farci quel percorso lì, perché altrimenti si muore. Stando corretto così. Vabbè, meglio da una parte che non perdiamo tanto tempo. Tanto comunque non avremmo preso S lo stesso. Qui non posso passare, beh. Eh no. Bene, abbiamo comunque preso A, il che è molto positivo. Un altro difettino di questo, titolo, secondo me, è il mixaggio dell'audio, che è un po' da tutte le parti, insomma. Però sono dettagli che spiccano per me. Vediamo un po'. Devo connettere il condensatore framistatico al modulatore massimizzato.
Mi piacerebbe sapere di cosa parli, ragazzino. O ragazzina, o qualunque cosa tu sia. Oh, wow! È stato davvero pazzesco! Oh, stavo impostando il mio palmare come traduttore, così potremo capire cosa dice. Sei andato da qualche parte? Non hai visto? Ho assorbito quegli alieni e mi sono potenziato con una strana e potente energia. E dopo qualche secondo sono usciti fuori. Mi sembra difficile da credere. Ok, seriamente. Dobbiamo trovare Eggman e capire cosa c'entra il catturare alieni con quello che è di certo un piano malvagio. E mandarlo all'aria, giusto? Giusto. In fondo è così che passiamo il tempo. Bene, proseguiamo con un nuovo Wisp. Cioè, nel livello c'è un nuovo Wisp. Cioè, il Wisp di Giada. Che abbiamo visto già in Sonic, in Team Sonic Racing. Che è stato riproposto qua. E niente. Vedremo un po' i suoi poteri, se riusciamo a beccarlo. Anzi, quasi sicuramente lo beccheremo. Tra l'altro qua faremo tutto col laser e cercheremo di fare una nuova strada, se ci riesco. Soprattutto verso la fine. Perfetto. E via! Ok, facciamo anche quel laser. Perfetto. E continuiamo così, forse riusciamo anche a prendere S, eh? Non vorrei tirarla. Però vediamo un po'. Allora, qua cercheremo di prendere il ring rosso, che l'altra volta mi è sfuggito. Quindi passiamo da sotto. Ed eccoci qua con il fantasma. O spettro. Molto molto figa la canzone. Dura un po' pochino, onestamente, però l'hanno fatto per non abusarne, perché è veramente un potere abbastanza OP, secondo me, che rompe tanto il gioco. Però si usa soltanto in certi frangenti, quindi hanno fatto un buon lavoro, almeno fino a questo momento, da quello che ho visto. E nel frattempo abbiamo preso comunque S, tra l'altro, mi stavo un attimo perdendo nei miei pensieri. Bene, prima S del gioco. Difficilmente prenderemo S nella prossima, però sappiatelo. E abbiamo liberato anche il fantasma di Giada. Bene, proseguiamo con l'atto 6. Che è quello tutto in 2D, che ovviamente non possiamo finire al 100% per un solo anello rosso, che è bloccato da Frenzy, mi pare. O Spikes, uno dei due. Qui c'è un gettone parco nascosto. E niente, qui c'è veramente poco da cambiare, onestamente, perché il percorso è quello. Non si può fare altrimenti. Sì, hanno aggiunto qualcosina, qualche anello in giro, ma poco altro. Continua a ritenere questo il peggiore livello del mondo. Ok, prendiamo il ring rosso e poi ce ne possiamo andare.
Tra l'altro adesso hanno aggiunto che si può fare il salto a parete praticamente ovunque. Quindi possiamo saltare così senza problemi e andare al Gold Ring. Il salto a parete è stato reso molto più facile, il che comporta che Sonic si incastra molto più facilmente nello schermato di risultati verso il muro. Quindi cercando di non farlo, cercando di fare lo schianto, perché altrimenti è veramente complicato. Comunque abbiamo preso una B, che non è niente di speciale, però va bene. Oh, abbiamo sbloccato il livello di Metal Sonic, cioè la corsa rivale, la sfida rivale, che però non faremo in questa parte. Vorrei fare un video dedicato a tutte le sfide rivali, cosa da rendere un pochino più, per renderlo un pochino più speciale. Nel frattempo andiamo al boss di Tropical Resort, che sappiamo sarà non difficile. 23, 24, 25. Ah, non ci sono abbastanza alieni. Vuoi che ne prendiamo altri? No, voglio che mi prendiate un cheeseburger e un frappè. Sarebbe più facile. I cheeseburger non sono veloci come quelle bestiacce aliene. Incapace! Dovete portarmi altri alieni! Ci ho provato e ci provate, Flamengo, se viene a contentarmi. Vuole anche le patatine. Oh, questa ha fatto un po' male. Aspetta, io devo andare di là. Scusa. Miei preziosi alienetti, la loro iperenergia sarà mia e mai nessuno potrà fermarmi. Lo so, dico sempre la stessa cosa, ma stavolta nessuno potrà fermarmi. Capo? Cosa? Sonic! Chi è che hai chiamato nessuno? Visto che il capo ha detto nessuno potrà fermarmi e Sonic è qui per farlo, è come se il nome di Sonic fosse nessuno. Ottimo! Pensavo non l'avreste capita. Bene, visto che sei così intelligente, occupati di questo guaio. Libera il ragazzone. Almeno so che lui non farà errori. Ciao, oh. Ci vediamo, pantaloni! Aspettami! Suppongo sia arrivato il momento di fare la mia parte. Ed eccoci qua. I boss di Sonic Colors non sono niente di speciale, onestamente, ma lo sappiamo. Sono molto belli visivamente, almeno i primi tre, perché poi muore la creatività. Però non sono affatto difficili. Colpiamolo col laser, così almeno evitiamo anche di essere colpiti. Ed è già finito. Non me l'aspettavo, questo non lo sapevo neanche io, onestamente. Bene. Sì, grazie, Tails. L'avevo fatto così anche nel... in Sonic Colors normale? Non mi ricordo, ragazzi, veramente. Potrei aver scoperto una cosa nuova dopo anni. Non si finisce mai di imparare. Oppure sono io che mi sono scordato, le opzioni sono due. Comunque una bella S e possiamo proseguire alla grande. Stringo l'ultima vite e poi... Oh, eccoti, dove sei scappato? Ho fatto acquisti, preso da mangiare e distrutto un gigantesco robot killer. Oh, davvero? Si possono anche fare acquisti qui? In questo posto c'è tutto. Ehi, allora, come sta andando col tuo traduttore? Penso che sia pronto, ma usa il codice binario, solo io posso decifrarlo. Pronto, fai una domanda. Voi chi siete e cosa sta succedendo alla vostra gente? Ok. Dice che il suo nome è Charlone. Viene da una lontana bibita dove i fiori li annaffiano con le danze. Già, credo che l'apparecchio abbia ancora dei problemi. Sì, però credo di poterlo risolvere. Ok, dice che il suo nome è Yaker. Appartiene a una specie di esseri chiamati Wisp. Lisp? No, Wisp con la W.
Penso continuerò a chiamarli alieni, se non è un problema. Certo. Allora, sembra che vengano sfruttati per i loro poteri magici da un uomo malvagio. Oppure per creare delle mutande di insalata. Continuo a sentire salvali, salvali, ripetutamente. Mentre stavo correndo in giro a occuparmi dei robot, ho visto una mappa su cui erano segnati dei posti interessanti. Credo che andrò a dare un'occhiata. E magari scoprirò. Il capo ci ha detto di dare una sistemata a questo disordine. Certo che se la guardi dal punto di vista di un robot, questa cosa è parecchio matta. Non ci pensare. Se lo dici tu. Mi manca un braccio. Hai visto un braccio? No, ma lo devi trovare per forza. Suppongo non sia così importante. Bene, abbiamo liberato Sweet Mountain, abbiamo sbloccato Sweet Mountain e Starlight Carnival e quindi abbiamo finito Tropical Resort. Ovviamente non ho ancora parlato della grafica del gioco, mi piace un sacco, mi aspettavo molto molto meno, quindi sono rimasto piacevolmente sorpreso. L'unica cosa sono i filmati che sono rimasti di qualità versione tra virgolette Wii, anche se non è del tutto vero, perché comunque c'erano alcuni problemi di rendering nella versione Wii, quindi questi sono già un pochino migliori. Detto questo, comunque in un altro video faremo la corsa rivale con Metal Sonic, perché come vi ho spiegato voglio fare un video fatto bene per renderlo più speciale e faremo tutte le sfide rivali di seguito, in modo da rendere Sonic Colors Ultimate qualcosina in più di quello che dovrebbe essere. Comunque, mettete un like se vi è piaciuto, un dislike se non vi è piaciuto, commentate per il feedback, condividete per crescere il canale, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e attivate la campanellina. Noi ci vediamo qui al prossimo video di Sonic Colors Ultimate e quindi grazie per essere stati con me e non mi resta altro da fare che salutare. Alla prossima, ciao ciao!